Ciao raga, io sono Matteo Magnin e oggi sono qui per portarvi con me alla seconda tappa di Italia by Cup ad Albenga. È un'internazionale d'Italia, ci sarà molta gente. Adesso andiamo a preparare la roba da vestire e poi partiamo. Andiamo. Eccoci qua. Bici pronta. Al momento sulle ruote da asciutto, speriamo che sia un bel tempo. E qui invece ho le ruote da fango, spero di non usarle. Siamo ad Albenga e oggi andiamo a provare il tracciato. Andiamo a scoprirlo. Attenzione, prima di continuare a vedere il video, vi ricordo di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale, perché c'è sempre troppa gente che guarda i miei video ma non è iscritta. Quindi per favore andate a iscrivervi perché è molto importante per me. Ora iscrivetevi. Ok, e adesso il video può continuare. Ciao raga, eccoci qua, prima tappa di Italia Bike Cup ad Albenga, percorso anche questo nuovo, rivisitato, molto molto carino, secondo me, sempre tecnico, molto figo. Andiamo a scoprirlo e poi fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Si gira a sinistra e si inizia la salita. Decisina. Rampa. Pietra in salita. Qui occhio. Salitina tecnica. Molto bello, porca loca. Okay.
gasato, raga. Classica casa. Buongiorno, eccoci qua. Oggi giornata sembra un po' meglio rispetto a ieri. Sono appena svegliato, sono un po' addormentato ancora e non fa caldo, non fa neanche freddo. Adesso speriamo il tempo regga, c'è anche un bel po' di vento in realtà. Infatti mi metto qua che sono più coperto. Qui c'è il mare, guardate che bello il risveglio. Adesso facciamo colazione, poi pranzo intorno a mezzogiorno e poi andiamo su al campo gara. A dopo. Allora, ho un piccolo dilemma, non so se mettere le ruote da fango o da asciutto, perché ieri ha piovuto molto anche, però adesso c'è il sole. Quindi, boh, non lo so, perché è un percorso comunque molto scivoloso se piove, perché ci sono molte pietre, e quindi non lo so, perché in realtà c'è la pietra anche se hai il copertone più tassellato, non è che tiene di più, scivola e basta, cioè, quindi dopo andrò su a fare una ricognizione del giro e capire cosa fare, lo scopriremo più tardi. Ayuso Hoijdenbroeks per la Movistar. Anche qua abbiamo Tommaso Casanova, qua i miei rulli che non userò io. E qua dentro Bocchio che si prepara. Allora, come avete visto dal video, alla fine ho corso con le ruote da fango perché ha piovuto tutta la notte e anche un po' la mattina, poi ha smesso, è venuto un attimo il sole e poi ovviamente quando dovevo partire io, ovvero alle 15 del pomeriggio, ha iniziato a piovere, ma è giusto così, è sempre così. A parte questa parentesi, com'è andata la gara? Ma la gara è andata bene, sono contento, sono riuscito a recuperare fino alla 40ª posizione,
Open, quindi under 23 ho concluso 19esimo e sono contento perché il livello era molto alto, c'era dei nomi molto importanti come Viktor Koretsky, Jurij Zanotti, Lars Foster e anche molti altri. E il percorso era veramente bello, cioè mi sono divertito veramente tanto. Sarebbe stato molto più figo se fosse stato asciutto perché era un po' più divertente, cioè io preferisco una gara asciutta che fangosa. Però dai, è andata bene lo stesso, quindi sono contento. Tra l'altro, a metà gara ho anche forato la ruota posteriore, e però attenzione, non ho cambiato la ruota perché? Perché avevo fatto due calcoli in gara, quindi magari anche sbagliati, perché poi alla fine quando sei lì puoi prendere decisioni giuste o anche sbagliate. Comunque non ho cambiato la ruota perché ho pensato che se mi mettevo ancora lì a perdere tempo quel minutino per cambiare ruota, finivo 60esimo. Quindi ho detto, vabbè, lasciamola così, cerchiamo di finirla lo stesso. E è andata appunto bene anche con la ruota forata perché mi sono accorto che in alcune salite, che erano molto bagnate col fango, attaccava di più rispetto a prima che era gonfia, quindi da una parte anche meglio. Quindi niente, dai, sono contento. Adesso settimana prossima siamo a San Zeno per la prima tappa degli Internazionali Italia Series. Vi ricordo di lasciare un mi piace. Iscrivi al canale e ci vediamo a San Zeno.